Siamo con Federico Bonami, libero della Globo Banca Popolare del Frusina Tesora. Domenica scorsa vi siete scontrati con i campioni di Modena. Una buona prestazione che però non ha portato punti. Da dove deve ripartire questo Sora? Buonasera a tutti, ciao. Questo Sora deve ripartire dal lavoro, dal sudore di tutti i giorni, quindi dalla palestra. Ci siamo ritrovati dopo Modena, abbiamo visto le cose che non sono andate e dobbiamo ritornare in palestra come abbiamo fatto da 2 mesi a questa parte e lavorare per cercare di alzare sempre l'asticella, quindi dal duro lavoro in palestra sicuramente dobbiamo ripartire. Adesso arriva Trento, un'altra big. Com'è come squadra la formazione trentina? Che tipo di squadra è tecnicamente e tatticamente? Beh, la squadra con un allenatore che è Lorenzetti, che è uno dei migliori insomma in giro, quindi sicuramente ha dei giocatori fortissimi, hanno fatto la semifinale, la finale di Coppa Italia la scorsa settimana, hanno perso appunto contro Modena e hanno una squadra davvero forte insieme alle altre tre, Perugia, Modena e Macerata. Sicuramente sono un livello superiore rispetto alle altre squadre. Dunque, che match ti aspetti? Da noi, intendi? In generale, che tipo di partita comunque ti aspetti? Mi aspetto una partita in casa nostra, quindi una partita gagliarda da parte nostra, di squadra, cercando di, appunto come dicevo prima, alzare la nostra asticella, cercando di mettere in difficoltà il più possibile l'altra squadra. Poi il risultato finale sarà il frutto di chi avrà giocato meglio e di chi meriterà. Noi lotteremo su ogni pallone e cercheremo di portare a casa il risultato. Dunque, che tipo di prestazione ti aspetti dalla tua squadra e da te stesso? Guarda, ti parlo proprio della squadra. Mi aspetto, dopo la partita di Modena, dopo li siamo detti, una crescita della squadra su tutti i fondamentali. E visto che il termometro in una squadra per capire come gioca più o meno è la difesa, mi aspetto una crescita anche in difesa, voglia di prendere la palla, voglia di lottare fino alla fine, insomma, sì. Sora Trento non è solamente un big match, ma anche l'esordio casalingo, quindi la prima volta che andrete sul parquet del Palacoccia nella stagione agonistica. Quanta emozione c'è in questa attesa? È una bella emozione perché è un impianto veramente bello, dove il palazzetto è un palazzetto praticamente nuovo, con più di 4.000 posti, credo. Quindi l'emozione è tanta, ma è una bella emozione perché giocare in casa nostra contro una formazione così forte, contro questi campioni, è sicuramente un'emozione che dà carica, insomma. Grazie a Federico Bonami. Grazie a voi e vi aspetto al palazzetto, ovviamente, tutti quanti, a sostenerci. Grazie.